Permettetemi di far entrare un'altra persona fondamentale di quest'annata, e cioè il mister Marco Pomante. Mister, ciao Buonasera a Marco, ben tutti, visto. buonasera a tutti, Ciao, bella rimpatriata diciamo, dai. una Ciao bella mister. chiacchierata allegra, molto allegra, ma tutta la puntata è stata molto allegra. Tra l'altro, Vabbè, tu hai direi. un vice capitano, Ferraioli, che è un anchorman, ce lo siamo tenuti tutta la puntata con noi, dalle 9 fino a 10 minuti fa è stato con Ma noi. però io mi sto vivendo un sogno, sto vivendo, è giusto, dai. Andrea, posso una domanda? Scusa Sì, un attimo, poi sono dopo una c'ho un pensiero. constatazione. L'ultima volta che è venuto il mister all'inizio ha avuto, non da noi ovviamente, ha avuto tutt'altro tenore. Stasera, giustamente, facciamo una bella risata, mister, perché l'avevamo detto pure, ma l'avevamo detto pure allora Era che voleva venire capitato molto. proprio Infatti, dopo proprio il così. Teramo Giulianova. Sì, c'è una domanda per il mister, proprio che è arrivata. Eccola qui. Luca V, il temperamento di Pomante si vedeva già da giocatore, ora si intuisce a pelle. Come fa a rimanere così pacato in panchina, espulsione in coppa a parte? Un attimino che gli riapro il microfono che dava qualche problema di ritorno. Eccolo qui, prego. Pacato una battuta? L'ha messo tra virgolette, così tra virgolette pacato, l'ha messo tra virgolette, quindi Io sono fatto così, dai, sono fatto così, sono molto, diciamo, con un carattere un po' colorito, dai, diciamo, dai. Poi c'è un po' Ivan in panchina, il mio secondo Vespa, che ogni tanto mi calmano, mi fanno sedere, mi tirano con la corda, diciamo, io quando sono lì in mezzo, ogni tanto. O voglio entrare in campo, Ivan ogni tanto mi tira con la corda, mi fa sedere a fianco a lui, mi parla un attimo, mi tranquillizza un attimo, 4-5 secondi, poi si riparte. Questo si è fa parte del calmato mio carattere. La cosa l'anima, diciamo. bella, che ho trasmesso questo anche ai ragazzi, si vede che è una squadra che dalla prima giornata ha messo sempre tanto temperamento in campo, a parte in 2 o 3 occasioni, però ha dimostrato veramente di avere tanto carattere. Sono stati, io come ho detto ieri, sono stati dei grandi perché hanno fatto una cosa eccezionale. Mister, allora, premesso che io do per, cioè il presidente, il direttore generale, il direttore sportivo, che io da tifoso do per scontato che tu resterai sulla panchina del Teramo, perché comunque i risultati sono innegabili e quindi il gioco anche, quindi c'è poco da dire. Ma ripeto, poi sono presidente e due direttori. Tu vieni da due campionati vinti con due ottime squadre, comunque hai vinto alla grande due campionati. Cosa chiederai alla società per il prossimo campionato di D? Cioè, quali sono le condizioni, tra virgolette, minime che tu vorrai per il prossimo anno? Non lo so, è normale che si deve parlare, si deve parlare, si deve capire bene, ma io l'ho detto anche di persona, gli obiettivi della società. È normale che la società è una società intelligente, come avete visto, come ha programmato quest'annata, che sembra che è stata un'annata facile, ma non è stata facile perché c'è stata sempre una partenza leggermente in ritardo rispetto all'anno scorso, e ha condotto alla grande quest'annata. È normale che io sono un allenatore ambizioso, voglio cercare sempre di arrivare in alto, l'obiettivo è quello di farlo col Teramo, però ancora adesso non abbiamo parlato né col direttore né col presidente di obiettivi futuri o di programmi futuri. Per il sottoscritto, soprattutto quando parlo di sottoscritto, parlo di staff, perché io lavoro insieme a altre 3 persone per me fondamentali, per la mia crescita e per i miei risultati, perché sono persone a cui ci credo tantissimo, quindi dobbiamo ancora parlare, dobbiamo ancora parlare. È normale che l'obiettivo, quello mio, è di rimanere e sperare di fare, non mi nascondo, un cammino di vertice, però capisco anche che ci sono delle esigenze della società, ci sono delle problematiche da risolvere, non per la società, però diciamo esterne come lo stadio. Però la cosa importante, al di là di Marco Pomante, se rimane o se rimane il direttore tecnico di Una Speranza, la cosa importante è che vedete che questa società è una società che sta lavorando per il futuro. Al di là di tutto, io sono onorato di essere allenatore del Teramo in eccellenza, però la speranza è veramente di essere l'ultimo allenatore del Teramo in eccellenza, che il Teramo possa veramente avere categorie importanti. E qua avete un presidente che è talmente intelligente, che ha costruito la sua azienda con tantissimo sacrificio, praticamente è partito da zero e è arrivato dove è arrivato. E sicuramente lavorerà per il bene di questa società. L'importante è che il Teramo
Non ritorni più in queste categorie perché veramente una piazza genere se lo merita. Al di là poi che la mia volontà è quella di rimanere, è normale che io sono un allenatore che vuole vincere e pretende sempre giocatori forti. Sono qui, sono un cacacavoli, diciamo, per dirla la buona. Però adesso, per adesso, ancora un po', adesso sono momenti di festeggiamenti. Dobbiamo festeggiare questa settimana. Abbiamo altri record da battere perché ci tengo tantissimo, i ragazzi lo sanno, perché domenica abbiamo una possibilità veramente di entrare nella storia di questa società e soprattutto di questa categoria. Abbiamo tre record da battere e ci teniamo tantissimo a farlo. Marco, i record sono del San Nicolò, giusto? Erano Ed è il lì rimasti? presidente, li dobbiamo battere, pure del presidente, mi sa. Sì? No, non c'ero io. Non c'era? Ah, Erano ok. comunque del San Nicolò. Allora no, una Hai persona. ragione, no, c'ero. Ecco, non Vedi? solo, ma c'era anche un'altra persona che abbiamo scoperto stasera. C'era Ferraioli che va a battere il suo record, perché pure Ferraioli c'era in quella squadra. Perché giocava lì? Giocava a San Nicolò Ferraioli, sì. Era un altro pazzo che lo faceva giocare, quindi. Quindi va a battere il suo record eventualmente Ferraioli. Si È una supera bella San Nicolò. soddisfazione anche perché è un record veramente importante. Sono dei record importanti e, sai, abbiamo la possibilità di entrare nella storia e ce la metteremo tutta per riuscirci. Ma come hanno detto gli altri, in un'annata del genere, normale, io rifarei tutto. Rifarei tutto, anche consapevole che a volte ho sbagliato, però, come si dice, sbagliando si impara. La cosa importante è poi non ripetere più gli errori fatti in passato. Gli errori ci sono stati, però fortunatamente sono state più le cose positive che le cose negative. Però queste sono stagioni, anche se le cose vanno bene, sono stagioni che ti fanno crescere, ti fanno capire tante, tante cose. Per quanto riguarda poi le dediche, io l'ho fatto ieri, è normale che io per me, la mia famiglia è troppo importante per il mio percorso, è stata da calciatore, lo è da allenatore. Faccio una dedica particolare a Benedetto, che io ho avuto la fortuna di conoscerlo quest'anno, è stata una persona spettacolare, ci veniva a trovare tutti i sabati quando facevamo la rifinitura al Bonolis e a me mi faceva sentire veramente un allenatore vero, mi trattava veramente come allenatore di Lega Pro con tantissimo rispetto e siamo contenti veramente di dedicargli questa promozione perché lui veramente era un tifoso vero del Teramo. Lo sai che ti affamo tu, ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube, perché se no combata, boh, gli mangazza, e bello non è.